Padre, che cos'è? 470 kg? Padre, quanto è bella! Ti arrivano i sassi in faccia. Sensazione unica! Non c'è niente di paragonabile a una roba del genere! Guidare quest'auto vuol dire veramente sentire ogni singolo centimetro dell'asfalto. È puro piacere di guida. È un'auto senza filtri, nudissima, crudissima. Motore Suzuki Hayabusa che fa 11.000 giri, 200 cavalli su 475 kg, cambio sequenziale a 6 marce e la trazione posteriore. Che spettacolo! È bellissimo potersi emozionare ancora dopo aver guidato tantissime auto, soprattutto in questi giorni. Oggi le auto sono strafiltrate, non comunicano più niente. Io in questo video vi porto una macchina che poi su YouTube non trovi tanto, l'ho cercata ma non ce ne sono tanti e soprattutto non c'è un video così. Una macchina davvero uomo, un rapporto peso-potenza unico, una roba da moto. Non c'è un controllo di trazione, non c'è niente di niente, non c'è neanche l'ABS, di che cosa stiamo parlando? Come dai gas parte di culo, che è una bellezza. Oddio mio, che cosa ho guidato oggi? Mettiti le cuffie, mettiti sul divano se ancora non ti sei iscritto. Cosa aspetti? Cosa aspetti? Che macchina? Andiamo! Quando mi hai chiamato, mi hai detto: Matte, voglio che guidi questa, mi sono venuti i brividi, perché lei è la purezza di guida, racchiude l'essenza di quello che ho sempre sognato di guidare. 500 kg, una roba pazzesca. Il cambio con degli innesti sequenziali, un telaio a tubolare, tre pedali. È una cosa proprio, di la verità, l'hai comprata per godere. Godere, allora sinceramente sì. Quando ho preso questa macchina, quando l'ho provata la prima volta, ho detto così, non ci credo. Nel senso che ho detto una sensazione così di auto, non di auto sportivo, proprio di auto da corsa, sì. Targata, ho detto non sì, è possibile sì. Che una cosa possa targata. Essere... Targata! Sì, omologata per strada. Sì. Targata! Perché io, raga, prima di fare il video, ho detto ma devo portare il casco, dobbiamo metterla su un carrello. Dice, no, puoi fare... normalmente come se fossi su strada, perché la macchina è targata, quindi certo si girano tutti quando sì. Passi, ha un suono impressionante, adesso ve lo facciamo sentire, sembra una moto. Terza, quarta, quinta, appena cambi marcia sempre lì sempre in alto, sempre in tiro. E soprattutto anche una macchina che perdona tantissimo, bisogna darle del lei all'inizio, ma prima mi è partita un po'. È talmente leggera che non c'hai quella massa. Non ha l'inerzia che ti spinge fuori. Che ti spinge contro un muro. Sì, chiaro. Attenzione. Sei seduto praticamente a 20,
centimetri dall'asse posteriore. Sì, praticamente sì. E beh, poi anche l'altezza da terra comunque sei praticamente... Entra un attimo, sì, entra un attimo. Che poi questa è quella in carbonio e vetroresina? Sì, esatto. Ok. Praticamente vedi, sai quanto? Neanche una spanna. Sì, ho notato anche prima che venivo qua sì, mentre pioveva, che se cacci fuori un po' il gomito, sì, ti lavi. Sì, sì, sì. Sedili. Sedili sono della Tillet, famosissime, tutti in carbonio. Quindi questa macchina qua è stata creata proprio per risparmiare peso. Cerchi magnesio. Quindi la macchina è stata proprio studiata per pesare il meno possibile, per l'essenza è questa della macchina. Chiaro, tanta spalla, cerchio piccolo, sì, un appoggio in curva impressionante. Beh, la fortuna comunque è la spalla un po' alta, anche comunque ti rende anche la macchina un po' più morbida, se no con la spalla piccola praticamente sì, diventerebbe inguidabile questa macchina. Ti confermo assolutamente questa teoria, perché prima su quella strada che abbiamo visto insieme, che è disconnessa, piena di buche, non solo, anche avvallamenti, anche pericolosi volendo. Sì, alcuni punti sì, però la macchina copiava perfettamente tutto, anche a grandi velocità. Sì. Allora Matteo, questo qua è un motore Hayabusa 1340 del 2010, praticamente un motore aggiornato rispetto a quello di serie che avevo montato nel 2001. Airbox, fusibiliera, filtro benzina, aspirazione BMC, recupero vapori olio, poi la macchina come ben vedi ha una linea di scarico praticamente quasi diretta, un silenziatore in fondo, pinze AP Racing, bracci oscillanti davanti e dietro, differenziale autobloccante Sierra Cosworth, e poi la macchina, cosa devo dire? Questa non te la sei assemblata tu, l'hai già comprata? No, questa qua praticamente è stata immatricolata in Inghilterra e costruita lì dalla casa madre. Poi un primo proprietario l'ha portata in Italia, mi sembra nel 2010, e dopodiché l'ho acquistata io e l'abbiamo rifatta da capo completamente, con la grafica, motore aggiornato, telaio aggiornato, e quindi praticamente è nuova. Perché ho visto online che c'era anche la possibilità di costruirsela. Esatto. Peccato che in Italia non si possa fare. Ma ti danno il manuale almeno? Sì, sì. Un pliccone così alto di 100.000 pagine. Tu ce l'hai? Sì, sì, ce l'ho a casa. Me lo devi far vedere, sì, per sì, forza. Non oggi, ma nella prossima occasione. Sì. Tubolare? Tutto tubolare. Praticamente la macchina è un telaio completamente in acciaio. Poi... se vuoi vedere anche la parte interna, che altro è molto che bella da vedere, praticamente abbiamo serbatoio da 25 sì, litri, differenziale come dicevo prima del Sierra, sospensioni indipendenti, sospensioni vabbè sono della Guts Gold, regolabili sia in altezza che in durezza. Cercavo una macchina per non pagare il Super Bowl prima di tutto, poi ho detto però qual è la macchina che peso potenza mi posso permettere di acquistare. Praticamente era questa. Poi ci sono varie versioni di motore, tipo motore da moto, da auto, ma questa era quella che cercavo in assoluto io. Questa racchiude l'essenza della purezza di guida. Una macchina incredibile, 500 kg, trazione posteriore, 3 pedali, cambio sequenziale. Guardate il volante, non avrà neanche 30 cm di diametro. Un motore che fa i 12.000 giri, quindi una serie di caratteristiche che ci fanno confermare la tesi che le auto moderne e quelle elettriche fanno cagare. Sono una merda. Pier, ti piace sto posto? Sì. Senti che pace? Sì. La vogliamo rompere? Se proprio devo. Ancora? Ancora, ti prego. Suona pure davanti, eh. Sì, suona. Venite a sentire il suono di quando inserisce la prima. È una roba pazzesca, ragazzi, è una roba pazzesca. Oh.
considera che per cambiare devi essere molto alto di giri e basta tirare la leva. Per scalare invece devi schiacciare la frizione e buttare dentro le marce con questo cambio sequenziale, ed è un movimento abbastanza rapido. Avrei potuto cambiare e scalare molto più velocemente, ma non ero ancora capace, non lo sono tutt'oggi, ma insomma l'emozione è arrivata. In più lo spazio che hai tra i pedali è pochissimo, sei molto stretto, stravolto all'interno di questo sedile in carbonio ultra leggero, ed è una macchina scomodissima. Ti dico solo che se piove è impensabile prenderla, è una roba da pazzi. Poi c'è da dire anche che l'aria che ti arriva in faccia a 180 all'ora non ero abituato, cioè nel senso, se vai in moto, e io neanche ci vado in moto, hai il casco integrale, tiri giù. Io il casco non l'ho messo perché volevo farvi vedere l'espressione del viso, volevo cercare di parlare con voi. Sono riuscito addirittura a tirare fuori un audio decente da una roba che urlava in un modo incredibile tra quelle curve di montagna. Poi la guida a destra, cioè mettici anche questa cosa, prendi, attacchi le telecamere, sali, accendi, metti in rec e buona la prima. Quindi potevo fare sicuramente meglio come guida, però volevo lasciarvi la prima emozione, la mia prima emozione qui sul video. Qui raggiungiamo proprio l'essenza della guida, raga. L'auto pura, una macchina da uomo vero, che non puoi prendere se piove, non puoi prendere neanche se fa freddo, perché fidatevi che lo senti. Ho provato un'emozione che non provavo dalla Exige Cup 2, non provavo dalla Subaru Impreza quando la comprai, che ancora mi emoziona quella macchina, non provavo da 992 GT3, una macchina moderna che però è una bomba, non provavo da Lamborghini Superleggera, dall'F430, insomma da macchine importanti. Questa è una macchina che ha un valore nettamente inferiore, ma fa le curve che non hai idea come le fa, perché le fa veramente bene, trasmette tutto, senti tutto. A 180 hai il terrore di morire, raga, se vai a sbattere con questa macchina sei morto, quindi è pericolosissima, però sta messa bene su strada e piano piano prendi fiducia. Io credo che sia una macchina da portare in piccoli circuitini per capire come va, e soprattutto per intraversarla, perché questa la puoi intraversare ovunque. Non è il caso del video, perché la paura fa 90 e se la intraversi in pista vai sul ghiaione, se sbagli invece per strada vai sul muro e o muori o distruggi la macchina. Quindi che dire, dashboard l'avete visto, qualche volta segnava 3, poi 5, poi 4, poi 2 un po' a caso, ma quelle sono auto inglesi, usa le orecchie e la cambiata è sempre nel punto giusto, anche se ti dice 3 e stai in quarta, anche se ti dice 5 e sei in terza, chi se ne frega, è una macchina bella proprio perché è così, perché è grezza, perché è diretta. Quindi questa qua è una di quelle che io metto nella top 5, assolutamente. Tu l'hai mai guidata? Tu ce l'hai? Su YouTube non avevo trovato niente di questa macchina, quando mi ha contattato il proprietario ho detto sì, certo che la facciamo, non vedo l'ora, una roba del genere mi impressiona, mi incuriosisce tanto, e sono andato subito a cercare, ma non ho trovato niente di che. Ho visto dei video bruttarelli fatti a metà, prove in qualche circuito, ma con un microfono messo laggiù non si capiva bene il potenziale. Qui io l'ho riempita di telecamere e ora nella versione integrale ve la faccio sentire. Ci devi prendere un po' il ritmo, perché all'inizio non è scontata da guidare. Senti come gira! Thank you.
anch'io. Ma non scherzo! È un'esperienza, è un'esperienza. Ma è tutto, cioè questo. La tenuta. Amici di ODP, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. La Mega Busa entra ufficialmente nella mia top 5. Ringrazio tantissimo anche il proprietario Pierre, che se l'è incollata da Biella fino in Abruzzo, che non è poco. E vi dico che vi voglio bene, lasciatemi un like, migliaia di commenti, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo con il prossimo video. Ciao!